Il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore ha approvato lo schema per la regolarizzazione delle sepolture private del cimitero comunale, modificando in particolare gli articoli 61 e 62 del regolamento di polizia mortuaria. L'intervento è volto a risolvere problematiche complesse che da anni sono legate ad un uso scorretto delle concessioni cimiteriali. L'amministrazione è intervenuta dopo il lavoro buono che è stato fatto dalla Commissione Consiliare e dallo stesso Consiglio Comunale, con questa regolamentazione delle sepolture che è intervenuta dopo anni e anni di totale mancanza di regolamentazione, per la possibilità di offrire una sorta di sanatoria, diciamo in questo modo, rispetto ai diritti di sepoltura. Noi abbiamo previsto questa regolamentazione che consente anche all'interno delle cappelle cimiteriali private, delle edicole cimiteriali o per i singoli loculi, per i soggetti assegnatari di poter rendere una dichiarazione in autocertificazione e regolamentare l'ospitalità, diciamo, di quelle salme che non sono dello strettissimo circuito familiare e pagamento in sanatoria, ovviamente di una cifra anche molto ragionevole. Era una necessità che si poneva oramai da decenni, che non veniva fatta. Finalmente è stato licenziato questo nuovo regolamento, anche con qualche variazione rispetto allo stesso regolamento cimiteriale. Sarà di qui a pochissimo affisso un manifesto con tutte le previsioni, la scadenza temporale entro la quale i cittadini potranno regolamentare questo aspetto è quella del 17 giugno del 2016 in corso, quindi da adesso, diciamo sostanzialmente dal 1 di gennaio, per un ampio periodo di tempo.